spread BTP Bundo sui 300 punti base, 17 miliardi di raccolta per l'ultimo collocamento del BTP Italia. Qual è il vostro punto di vista sul mercato del debito italiano? Io credo che il successo del BTP Italia sia stato un grande effetto positivo anche per il debito in un momento in cui sappiamo che il contesto non è tra i più semplici, anche se ci sembra di vedere e il 295-300 basis point lo denunciano, che nei confronti del debito italiano ci sia un atteggiamento comunque un pochino più rilassato rispetto ad altri periodi, proprio perché alla fine, come ha detto anche Mario Draghi in altri contesti, c'è un pilota automatico per cui dobbiamo seguire le riforme, qualsiasi compagine governativa che verrà dovrà seguire in qualche modo i dettami dell'Europa, quindi c'è questa cintura di salvataggio nei confronti del debito italiano che pensiamo possa perdurare. Certamente i risparmiatori hanno reagito molto bene di fronte all'offerta del BTP Italia, proprio perché questa caratteristica dell'indicizzazione reale, quindi 225 più l'inflazione, l'indicizzazione semestrale, è un qualche cosa che va molto bene per i clienti retail, anche una durata tutto sommato medio-bassa, quindi 4 anni, è tutto costruito in modo da piacere al risparmiatore retail. In effetti il contesto in cui questo è avvenuto, il successo, ci fanno capire che il messaggio è stato capito molto bene. Quindi siamo contenti perché comunque per quanto noi gestiamo fondi, quindi non ci occupiamo direttamente di singoli titoli, però è un segnale di fiducia verso il sistema Italia. In che direzione stanno andando invece i flussi dei risparmiatori italiani? Ma mi sembra di capire che nei confronti del risparmio gestito cominci a esserci un'inversione di tendenza, anche le reti bancarie stanno ricominciando a proporre fondi comuni, questo è un segnale certamente positivo. I prodotti che vanno di più sono comunque quelli che riescono a dare dei flussi di cassa periodici, che siano fondi obbligazionari con cedole, che siano azionari a distribuzione. Certamente il cliente in questo senso è un pochino più circospetto, cioè vuole vedere nel tempo il frutto del risparmio, e quindi io credo che questa sarà una tendenza che durerà, però nel complesso il fatto che si ritorni nei confronti dei fondi comuni ad avere un atteggiamento più costruttivo dopo anni di difficoltà, questo è un segnale secondo me molto molto positivo che dà entusiasmo e dovrebbe dare entusiasmo a tutti gli operatori del risparmio gestito.